tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova puntata di Handball Talk, bentornati e io sono ovviamente Matteo Aldamonte. Subito un saluto a Gigi Di Marcello, compagno di viaggio. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. E il benvenuto, il nostro benvenuto va al nostro ospite di oggi. Andiamo in Puglia, andiamo a Conversano e andiamo nelle parti altissime della classifica della Serie A Beretta maschile. Un benvenuto a Umberto Giannoccaro. Ciao Umberto. Ciao Matteo, ciao Gigi. Ciao Umbe. Umberto, io comincerei subito dal campionato, naturalmente, dalla stretta attualità, che è un'attualità abbastanza pressante per Conversano, perché voi praticamente tra mercoledì scorso e il sabato che arriverà avete giocato e giocherete tre partite complicatissime, tre trasferte tra l'altro, Sicilia, Alto Adige, Lombardia. Avete già battuto Siracusa, avete battuto Conversano, adesso dovete giocare con Cassano Magnago. Troppo complicato o è meglio togliersi i denti, quelli che fanno male, subito adesso? Sì, è abbastanza complicato, soprattutto per il modo in cui affrontiamo i viaggi, quindi alla fine per giocare con squadre forti fuori casa diventa difficile, però alla fine ci stiamo lavorando bene, quindi prendiamo tutto come viene, non è un problema. Gigi, vittoria a Bressanone, soprattutto una vittoria importante, no? per Conversano, perché poi insomma vincere in trasferta in un campo come Bressanone non è mai una cosa scontata. Sì Matteo, comunque il Conversano di fatto è in tournée, lo possiamo definire così, perché è una squadra itinerante che sta girando l'Italia, ma al momento sta raccogliendo i frutti del suo lavoro e anche del lavoro che parte da molto lontano. Ricordiamo, prima ancora di affrontare la stretta attualità con la partita di Bressanone, che al momento, alla luce delle tre partite fatte, la sorpresa è De Giorgio, che è il sostituto naturale di Balli, quindi tanta fiducia al giovane De Giorgio, ripagata dallo stesso con prestazioni assolutamente maiuscole. È una squadra che ha trovato sicuramente negli anni, ed è secondo me sintomo anche di maggiore tranquillità per Tarafino, ha trovato la quadra, è una squadra che sta lavorando tanto, una squadra che negli altri anni ha avuto degli andamenti un po' altalenanti, un po' sinusoidali, però poi adesso con l'arrivo anche di, ci sono state delle partenze importanti, delle partenze illustri, però insomma è arrivato Nelson, è arrivato Dennis Radovcic, i giovani stanno facendo un ottimo lavoro, chi è chiamato a sostituire i vecchi titolari si stanno comportando bene e quindi il Conversano è una delle squadre in questo momento che ha iniziato nel miglior modo il campionato. Umbe, tu sei uno della vecchia guardia ormai a Conversano, intanto sei d'accordo con questo binomio fatto da Gigi, con il fatto che probabilmente De Giorgio, che sta brillando in questo inizio di campionato, ha avuto in Iballi, oltre che in Tarafino, che era un centrale stratosferico, i maestri, no? per ritrovarsi adesso a fare queste prestazioni. Diciamo, Matteo, scusami, perdonami, è una terza generazione Iballi, no? De Giorgio. Tarafino, il nonno Tarafino, papà Iballi, e poi chiaramente non può che uscire, no? Un figlio così come De Giorgio, ecco, mettiamo un po' di. Sei d'accordo, Umbe? Sì, diciamo che non sta facendo rimpiangere la Salli sicuramente, però comunque è un po' troppo presto per parlare, comunque il campionato è lunghissimo, no? Quindi deve comunque ancora dimostrare, è giovanissimo, c'ha tutto il tempo davanti per fare bene e migliorare sicuramente. Credo che comunque con Tarafino da un certo punto di vista è avvantaggiato, perché comunque sappiamo tutti che è stato il miglior centrale d'Italia, no? Negli ultimi tempi, di sempre forse, quindi dipende tutto da lui, se è propenso a lavorare bene e a stare lì con la testa, secondo me può diventare veramente importante per lui.
Vedi Gigi, noi facciamo i titoli giornalistici, poi il capitano rimette tutti coi piedi per terra. Ma è giusto che faccia questo, anche perché poi Umberto è una persona estremamente equilibrata, una persona insomma, che sa il fatto suo, anche giustamente scaramantica, e soprattutto sa come si educano i giovani, soprattutto sa che non bisogna montarsi la testa, sa che è facile probabilmente avere questi istinti, ma non di superomismo, però sicuramente no, probabilmente di leggerezza, soprattutto alla luce, quando si è molto giovani, alla luce di prestazioni così importanti. E invece non è questo il passo da fare, perché il passo da fare è rimanere assolutamente umili e soprattutto concentrati, perché sì, è vero, magari è andato anche al di là delle aspettative, ma il problema poi è confermarsi, quindi è giusto rimanere sul pezzo, perché può fare bene, l'ha dimostrato, ed è giusto che giochi tutte le carte a disposizione. Stagione lunghissima, presto ovviamente per fare qualunque tipo di discorso su quello che sulle evoluzioni, su quello che succederà, presto probabilmente anche per parlare di crisi di risultati, però Umberto Bressanone intanto ha perso due scontri diretti, oltre a quello con voi anche quello col Cassano Magnago. Che squadra hai trovato tu? Che avversaria hai trovato? Un'avversaria che in meno dell'anno scorso, lo commentavamo con Gigi prima di collegarci con te, a Lazarevic, e probabilmente questo sta pesando più invece dei fattori positivi come San Paolo, per esempio. Certo, sicuramente sono, cioè, una squadra che alla lunga può dare fastidio a chiunque, e soprattutto cioè, può essere una delle favorite. Diciamo che perdere 6 punti, sì, adesso all'inizio non è una buona cosa. Ho visto una squadra molto, non lo so, forse cioè praticamente non sono ancora ben amalgamati, perché comunque hanno fatto anche loro molti cambi, però c'ha delle ottime potenzialità. Sono sicuro che con l'incentivo dell'arrivo di forse uno straniero, un altro straniero, può essere che tipo, può essere un Mancino, non so, potrà dire la sua sicuramente. Con Ciutura lì in mezzo al campo diventa difficile. Imprevedibile, no? Diventa difficile per tutte le altre squadre affrontarli. Diciamo che questa vittoria per noi è stata fondamentale. Quindi meglio adesso, no? Che è venuta adesso, quando loro magari non erano così pronti. Però secondo me alla lunga deve fare molto fastidio, soprattutto in casa. Corretto quello che diceva Umberto, sono 6 punti persi, perché sono 3 scontri diretti consecutivi. Aveva perso anche con Pressano prima di queste 2 sconfitte con Cassano e con Versano. E Gigi, Umberto ha detto forse uno straniero, forse un Mancino. Ecco, il Mancino è quello che sta mancando, o meglio è Lazarevic che sta mancando, i gol di Lazarevic. Diciamo che un bombardiere come Lazarevic fa comodo a tutti, e soprattutto un Bressanone che l'anno scorso, ricordiamo, non aveva questa panchina lunghissima e questi cambi così stratosferici, è riuscita ad andare avanti per tutto il campionato con un'ottima quadra. Chiaro che un giocatore che riesce a far gol dai 12 metri è un giocatore che ha un cannone nelle mani, è un giocatore che ti apre la difesa, un giocatore che accanto a Ciutura è assolutamente imprevedibile e devastante per alcuni tratti, e poi può aprire anche spazi a ali e pivot. Quindi insomma, trovare la giusta quadratura, trovare la giusta amalgama non è una cosa immediata, e sicuramente Ciutura ha ben d'onde per pensare a risolvere, insomma, questi non dico scricchiolii, ma questi problemi di gestione, se vogliamo. Un Bressanone che ha tante aspettative su di lui, e sicuramente ha bisogno di qualcosina ancora per poter quadrare il cerchio e per diventare una squadra realmente temibile, per recuperare il terreno perso. Umberto, sono arrivati tanti giocatori, sono andati via in tanti, avete cambiato molto, effettivamente siete state una delle squadre che ha cambiato di più. Nelson a Bressanone ne ha fatti 9, si è integrato molto bene, mi sembra. Veramente bene, dico, perché vabbè, ha fatti 9 lì a Bressanone, altrettanti in Aguso, se non sbaglio, in casa uguale. Diciamo che è un giocatore molto costante e non lo scopri certo oggi. È il giocatore che, diciamo, che
da un po' di tempo cercavamo a Conversano, no? Che ci è mancato un po' in questi anni. Un professionista serio, quindi niente, tutto diciamo che va bene così, però non c'è solo lui, come hai detto prima, abbiamo cambiato tanto, quindi c'è dopo straniero, c'è l'altro straniero, il terzino sinistro, che pian piano sta entrando in forma, ha prestato una grossa mano, quindi speriamo bene, no? di continuare così. Ecco, che cosa è mancato a Conversano? Visto che hai detto il terzino che un po' ci è mancato, che cosa è mancato a Conversano in questi ultimi... Adesso la stagione scorsa non è andata a compimento, comunque eravate in vetta alla classifica. Che cosa è mancato però in questi anni in cui ci siete andati vicini e poi il successo non è arrivato, ecco? Io penso a volte è mancato un po' l'esperienza. A volte non eravamo completissimi, ci è mancato sempre qualcosina per dire la nostra del tutto. Quest'anno è andata così, cioè ci siamo fermati a basso, eravamo primi, quindi non sappiamo, no? Come sarebbe andata a finire. Non lo so, io spero che quest'anno comunque con l'arrivo di Demis Radovicic, di Nelson, di gente più grande anche, no? Magari abbiamo acquistato un po' di esperienza, forse abbiamo una panchina meno lunga degli altri anni, però magari nei momenti in cui davvero c'è da essere lucidi, nei momenti importanti delle partite, l'esperienza fa tanto, quindi bene così, speriamo che non ci manchi qualcosa anche quest'anno per dire la nostra. Gigi, sei d'accordo? Sì, assolutamente sono d'accordo, e anche questo bilancio, no? Abbiamo parlato di Lazarevic in casa Bressanone e abbiamo parlato di Nelson in casa Conversano, ma che è andato via da Siena, e quindi abbiamo visto anche il vuoto che possono lasciare questi giocatori di peso che hanno tanti gol nelle mani delle squadre che comunque abbandonano in qualche modo, non le squadre che cambiano. È un po' il parallelismo tra Nelson e Lazarevic, è identico, perché sono quei giocatori che riescono probabilmente a togliere le castagne dal fuoco in partite punto a punto, che possono risolvere in positivo le partite. Quindi bene per il Conversano che ha accolto un giocatore così, un professionista così grande, e in un'ottica di crescita, in un'ottica di maturazione e di maturità per quanto riguarda soprattutto i giovani, è la persona giusta al posto giusto. Quindi io credo che in tutti questi anni Tarafino abbia potuto registrare una squadra che anno dopo anno è destinata a fare sempre meglio. Quindi chiaramente poi l'anno scorso gli è mancato qualcosina, però con le giuste migliorie è la squadra da battere, ha tutte le carte in regola per poter essere la squadra da battere, e io autorizzo a questo punto Umberto anche ai dovuti scongiuri, per carità, perché chiaramente nel nostro mondo la scaramanzia ha anche una parte importante. Io ho sentito la prima puntata, se non sbaglio, con Ivan Ilic, forse sì che avete parlato di favorite per lo scudetto, e il Conversano mi è piaciuto che non avete parlato di Conversano come favorite, quindi alla fine ti è piaciuto? Infatti quindi, perché era io ecco appunto perché non, cioè, ciò che facciamo è, sarà tutto di più, siamo partiti, è stato praticamente, abbiamo cambiato parecchio, quindi è un anno sperimentale, speriamo che però diventi un anno diverso, no? E magari meglio degli altri anni. Ah, premetto Umberto che non l'abbiamo citata perché ce ne siamo dimenticati, perché penso che sia io che Gigi la mettiamo a pieno titolo. Però a questo punto ti devo chiedere, se non Conversano, chi sono le favorite? Ah, io guardo bene, cioè molto bene Sassari, e Bolzano anche Cassano, sì. Quindi sabato andate in casa di una delle favorite, sì. Che partita ti aspetti sabato? Ah,
sicuramente sarà un'atmosfera strana, perché per incontrare i Valli dopo 5 anni sarà bello, no? Sarà affascinante per noi. Credo che abbia recuperato anche dall'infortunio, quindi dovrebbe giocare. Loro sono, si conoscono a memoria, giocano benissimo sia in difesa che in attacco. Sarà una partita molto difficile, molto ma molto difficile, per essere sicuro. Però noi andremo lì per dire la nostra. Sì, tra l'altro Gigi, io ho visto degli spezzoni delle partite di Cassano, ho avuto nel vedere giocare i Balli la stessa impressione che avevo avuto l'anno scorso quando vedevo giocare Savini, ovvero che era un giocatore fatto, sembrava insomma parte della loro squadra, inserito nei meccanismi di gioco già da diverso tempo. Intelligenza del giocatore e probabilmente anche merito di un sistema di gioco che è aperto e flessibile, no? È che favorisce questo tipo di giocatori, è un sistema di gioco che favorisce, a parte che questi giocatori probabilmente troverebbero spazio e fortuna in quasi tutte le squadre, però chiaramente sono squadre che riescono ad esaltare maggiormente le qualità, l'eclettismo, il dinamismo, la velocità, la visione di gioco di questi giocatori. Quindi mettere un giocatore così intelligente tatticamente in una squadra già rodata, con già degli ottimi automatismi, che già si muove in un certo modo, sarà lui a trovare il ritmo giusto, e la squadra con la quale gioca non può far altro che accoglierlo nel migliore dei modi. Ecco che il matrimonio è perfetto. Vedremo dunque, indubbiamente Cassano con Versano è il big match. Umberto, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito e per aver partecipato a Handball Talk. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao Umberto. Ciao, un abbraccio. Ciao. 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 Ciao, ciao. E allora abbiamo chiacchierato Gigi con Umberto Giannoccaro, capitano del Conversano. Adesso saltiamo sul versante femminile, dove si è giocata la terza giornata del girone di andata. Era anche l'ultima giornata prima della pausa, perché adesso si è radunata la nazionale a Cassano Magnago. Prima di parlare di Azzurro, terza giornata che su tutti ha incoronato un pochettino la Mechanic System Oderzo, che è andata a vincere ad Erice, se vogliamo, non voglio dire ridimensionando, perché comunque dopo 3 giornate nessuno è ridimensionato, nessuno è sovradimensionato, però dandoci un segnale, no, sul fatto che Erice, che comunque è una squadra costruita per arrivare in alto, deve ancora trovare i giusti ritmi, deve ancora terminare il rodaggio. Sì. Per Erice una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Ancora deve giustamente entrare nel campionato di massima serie, come magari merita, perché anche dopo la campagna acquisti sontuosa del precampionato, quindi le aspettative su questa squadra e per questa squadra sono molto alte. Ovviamente sono d'accordo con te, è ancora troppo presto per fare dei bilanci, per tracciare anche delle linee importanti. È una squadra che può dire la sua, è accanto al momento, ovviamente si stanno dimostrando i reali valori in qualche modo, o quantomeno delle conferme ci sono: Salerno, Oderzo, bene il Mestrino, e quindi secondo me sarà una di queste, potrà essere una delle 4 squadre che alla lunga potranno dire la loro nelle zone alte della classifica. Oderzo che ritrova Duran, sembra che non si sia mai fermata, che non abbia mai smesso di giocare, altre 11 reti. Eh sì, per una giocatrice del suo calibro rientrare in questo modo così tonante è il miglior modo per poter rimarcare la propria presenza. Ed è una giocatrice che sa spostare gli equilibri, che conosce a menadito il campionato italiano, ed è una ricchezza indiscutibile per una squadra come l'Oderzo. Ha vinto Bressanone, che domenica ha battuto il Cassano Magnago 25-21, e ha vinto largamente sabato Salerno 35-13. Ascoltiamo Ilaria Dalla Costa nel post partita. La IOMI, come al solito, noi vogliamo vincere, vogliamo riconfermarci e appunto cercare di crescere ognuna. Io personalmente voglio ogni stagione crescere di più e ovviamente cercare di vincere prima la Supercoppa, poi la Coppa Italia e poi il campionato.
E a completare, Gigi, il poker delle squadre che sono in vetta, oltre alle big dell'anno scorso, Salerno, Bressanone e Oderzo, abbiamo parlato prima, l'avevi citata, la Best Espresso Mestrino, che intanto devo dire ha dato prosecuzione ai buoni segnali che aveva lanciato l'anno scorso, e poi ha trovato anche in più Angela Cappellaro, rientrata dalla Norvegia, che è tornata a casa subito capitano. Tra l'altro questa è una bella storia, no? È tornata dopo tanti anni a vestire la maglia del Mestrino, subito ne diviene capitano e sta dando una grande mano, 30-16 contro singoli, 3 vittorie su 3. Angela Cappellaro è una veterana, il vero capitano, ed è una ragazza che porterà tutto il suo bagaglio che si è costruita anche all'estero a servizio di una squadra che sono sicuro farà molto bene. Quindi staremo a vedere. Il miglior augurio per Angela, il bentornato, è sicuramente ottima la scelta di Mestrino, sia perché ha riportato a casa una giocatrice come Angela Cappellaro e poi perché si è arricchita nel suo roster di un capitano e di una ragazza che ha uno spessore oltre che tecnico-tattico ma anche morale, e quindi vediamo subito quella K accanto al suo nome, che non è una lettera a caso. Serie A Beretta femminile che si ferma, come dicevamo, si torna in campo il prossimo 10 ottobre. Nel mezzo c'è la nazionale che si è radunata a Cassano Magnago, 20 giocatrici per Liliana Ivaci, con due amichevoli contro formazioni svizzere, contro lo Spono Nottwil e contro lo Zug, che sono in preparazione, sono propedeutiche alle qualificazioni ai campionati mondiali. Contro Austria e Kosovo si giocherà nelle vicinanze di Vienna, Maria Enzendorf. Austria e Kosovo con 2 posti su 3 per passare il turno, è un'opportunità ghiottissima. È un'opportunità ghiottissima, è un'opportunità da non lasciarsi scappare, ma come tutte le cose realizzabili hanno bisogno di massima concentrazione, cura dei dettagli, non lasciare niente al caso e trovare subito il ritmo, perché poi onde evitare, come dire, spiacevoli sorprese. Ovviamente il coach lo sa, ovviamente tutte le ragazze hanno una maturità e un'intelligenza che porta loro a non sottovalutare niente, e sono sicuro che la nazionale italiana risponderà presente a questa ghiotta ed importante opportunità. Squadra davvero giovanissima, quella che lavora agli ordini di Liliana Ivaci. Vedremo naturalmente come andrà. Questi sono giorni azzurri anche per l'Italia Under 18 maschile, che si è radunata. Anche gli azzurrini sono in preparazione di un grande evento, i campionati europei di gennaio. Ne parleremo poi meglio, Gigi, la settimana prossima. Magari vedremo di raccogliere, di carpire qualche voce direttamente dal raduno del Palatacca. Questa settimana siamo andati, come al solito, sempre molto lunghi, ma il tempo vola quando ci si diverte. Sì, è verissimo, e soprattutto è bellissimo, il tempo vola quando ci si diverte. Poi chiaramente non possiamo esagerare, altrimenti andremo a tediare tutti i nostri affezionati ascoltatori, quindi è giusto rimanere sull'idea delle pillole di pallamano. E che fosse per noi continueremo a parlare all'infinito. All'infinito, assolutamente. E non so se poi questo potrà essere piacevole oppure tediante. A piccole dosi, a piccole dosi. Rimaniamo sulle pillole che magari possiamo esprimere il nostro meglio. Grazie mille, Gigi. Un abbraccio, Matteo, un abbraccio e a presto, alla prossima. E l'augurio resta quello di sempre. Buona pallamano a tutti. Ciao. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!